sporco, sconveniente, irritante, incazzato, magari qualche risata, ma senza peli sulla lingua, beh, se per quello anche in testa. Sporco, ho fatto anche cose buone. Bentrovati a Sporco, il vlog inutile. Ho fatto anche cose buone. Prima puntata della seconda era fascista. Ma non è vero. Ma non è vero, non siamo fascisti, sono gli altri che ci disegnano così. Mi sono messo via, chiuso nello sgabuzzino, perché non ne ho più voglia. Ovviamente sono uscito per andare a votare. Scappa da votare, mi scappa da votare. Lasciate perdere cosa ho votato, che non è importante. A me fa sempre ridere ogni post elezioni quello che vince, che se ne esce con questa frase altamente democratica: sarò il presidente di tutti, o sarò la presidente di tutti, o sarò il presidente di tutti. Il presidente di tutti non vuol dire un cazzo. Grazie al cazzo che sei il presidente di tutti. Ti do una notizia, anche di quelli che non ti hanno votato, anche di quelli che ti stanno sul cazzo. E quindi, signora Meloni, lei sarà la presidente di tutti. Eh sì, anche dei froci, delle famiglie arcobaleno, di quelli che guardano Peppa Pig, i comunisti, di tutti. Io aspetto con ansia il 25 aprile per vedere se davvero sarà la presidente di tutti. Noi italiani siamo un popolo straordinario, lo dico spesso. Sappiamo godere dei piccoli vantaggi, delle grandi catastrofi. Un esempio? C'è una buona parte di italiani che non è contenta del risultato elettorale. Anche loro possono godere comunque di qualcosa. Non c'è Pillon, non c'è Paragone, non c'è la Cugnal, non c'è Di Maio, non c'è Sgarbi. Non c'è Rizzo. Rizzo, ve lo ricordate? Quello che ha sbocciato quando è morto Gorbaciov. Un genio. Ha analizzato il voto come tutti i segretari di partito. Ma il simbolo era poco conosciuto, abbiamo avuto poco tempo per fare la campagna elettorale, la tintoria non mi ha portato il vestito, c'era il funerale di mia madre, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro! 5 anni di governo post-fascista. Io ho tanta paura del Ministero della Cultura. L'Italia era quel paese meraviglioso dove ogni tanto vinceva la destra, ogni tanto vinceva la sinistra, ma Franceschini era il ministro della cultura e dello spettacolo. Adesso forse avremo un nuovo ministro, ministro della cultura popolare. Ma vogliamo parlare di Calenda? No, non vogliamo parlare di Calenda. Però è la par condicio. Vabbè. Ha vinto, ha perso, non si è capito. Sotto il 10% è una sconfitta. 7.7 è sotto il 10. Basta. Salvini! Salve Salvini! Salvini voleva fare il ministro. E ci vorrà tutta che sarà ancora il segretario. Enrico Letta. Te l'avevo già detto, non basta chiamarsi Enrico. Ora è il momento della riflessione, dobbiamo fare l'opposizione, noi l'opposizione la sappiamo fare. Mi ricordo di un segretario del PD, e sinceramente non mi ricordo quale, che disse una frase straordinaria dopo aver perso le elezioni: gli italiani hanno scelto a chi far fare l'opposizione. Concludiamo così la prima puntata di Sporco, ho fatto anche cose buone. Prima puntata della seconda stagione. La prossima ha sensazioni. Intanto vi ricordo che ogni tanto esco di qui. Per tutte le date vi metto il link in descrizione. Iscrivetevi al canale, vogliatemi bene e non mandatemi troppo a fanculo. Sporco, il vlog inutile. Ma ho fatto anche cose buone.